Web Marketing 24. Consigli e idee sul marketing digitale e l'editoria online. A cura di Giulio Gaudiano. Oggi ti voglio raccontare un altro pezzettino della mia storia personale, la mia storia professionale, tutto ciò che ho imparato in questi anni di lavoro appassionato nel mondo digitale. E questa volta, sempre ritornando ai tempi dell'università, ti racconterò come mi sono trovato praticamente casualmente a creare un business ascoltando le necessità e risolvendo i problemi dei miei compagni alla facoltà di lettere dell'Università di Roma La Sapienza. Il vero business è risolvere i problemi. Io l'ho imparato all'università e questo è il quarto capitolo della mia storia personale. Sono le 10 cose che ho imparato durante la mia vita personale e professionale rispetto a ciò che il digitale può fare per il tuo business. Il vero business è risolvere i problemi. E effettivamente all'università, quando frequentavo storia dell'arte presso l'Università di Roma La Sapienza, di problemi ne avevamo molti, perché durante le lezioni venivano proiettate tonnellate di diapositive. C'era qualche professore che si attaccava con il computer portatile al videoproiettore e mostrava delle slide su PowerPoint, e questo ci dava l'enorme vantaggio di avere anche il titolo dell'opera che stavamo vedendo e l'autore, ma sostanzialmente ogni lezione, una lezione durava un'ora, venivamo bombardati con decine di immagini. Anche se l'intento dei professori era positivo, perché volevano farci vedere più opere possibili per costruire un nostro bagaglio a memoria di opere che avremmo potuto riconoscere nei musei di tutto il mondo, di fatto per noi studenti si trasformava in un incubo, perché all'esame c'era il fantastico momento del riconoscimento. In pratica, anche un modo per capire se eri stato attento a lezione era farti sedere, buongiorno, prendevano il libretto, aprivano un album dove c'erano tutte le opere mostrate durante il corso, puntavano il dito su una a caso e ti dicevano: mi parli di quest'opera. Ecco, era molto arduo, durante la lezione stavi super teso e soprattutto durante la fase dello studio dovevi andarti a recuperare queste opere. Bisogna dire però, a onor del vero, che esisteva l'album che veniva mostrato all'esame in biblioteca. Quindi nei giorni, nelle settimane prima dell'esame, si scatenava una lotta all'ultimo sangue tra studenti per prendere l'album del corso di iconografia, l'album del corso di storia dell'arte contemporanea. Tutti stavano alla ricerca degli album che potevano essere consultati solo in biblioteca, quindi nella biblioteca di storia dell'arte si prendeva l'album, ti mettevi là tranquillo e sfogliavi le opere, magari prendendo degli appunti. Molti dei miei colleghi andavano a vedere l'album, segnavano tutti i nomi delle opere e poi le ricercavano. Io personalmente ho cominciato a cercarle online, attraverso il web, e ne trovavo moltissime. Quelle che non trovavo me le andavo a scannerizzare direttamente in biblioteca. Ho preso un piccolo scanner della Canon, che ho ancora, uno scanner fantastico, leggerissimo, lo mettevo nello zainetto insieme al computer portatile, andavo in biblioteca e tranquillo, senza che nessuno mi vedesse, cominciavo a scannerizzare tutte le opere e me le archiviavo. Quando mi sono ritrovato centinaia di opere dentro le cartelle del mio computer, divise per cartelle, ogni cartella dedicata a un corso, mi sono detto: ma perché non condividerlo con altri? Cioè, in fondo mica sarò l'unico ad avere questo problema, ci saranno altre persone che avranno lo stesso problema. Così creai un piccolo sito web, mettendolo in una sottodirectory del dominio contemporaneamente.it, del quale ti ho parlato nella scorsa puntata della mia storia, e ho creato una piccola interfaccia web che sostanzialmente creava la possibilità di navigare per corso, quindi potevi scegliere il corso e potevi vedere, scegliendo il corso, tutte le immagini con uno slideshow molto semplice, col tastino avanti e tastino indietro. Una volta pubblicato il sito, ho cominciato a parlarne un pochino in giro. L'ho raccontata ai miei colleghi e poi questa voce è arrivata all'orecchio degli assistenti. Poi dagli assistenti ne hanno saputo i professori. I professori hanno cercato chi aveva creato questo sito web e io mi sono fatto avanti: guardate, l'ho creato io. Sono venuti da me professori che avevano già le slide per chiedermi di mettere anche quelle di altri corsi di anni successivi. Gli altri professori, vedendo che loro mettevano un sacco
di lezioni. Sono venuti a me a dire: ah, Gaudiano, ma insomma vorrei che lei lo facesse pure per il mio corso. Immagina che cosa si è scatenato. Sono dovuto andare a recuperare centinaia di immagini, ma anche grazie a questi contatti diretti con i professori mi si è semplificata la vita, perché i professori mi passavano direttamente le immagini all'inizio del corso. Chi le faceva come una presentazione PowerPoint mi dava il suo PowerPoint, chi invece aveva le immagini salvate a casa mi invitava a casa sua per scannerizzarle con lui direttamente dai libri in alta definizione. E quindi addirittura ho potuto dare le immagini digitali a professori che facevano ancora lezione con le diapositive. Per cui il proiettore delle diapositive piano piano ha cominciato a essere sempre meno utilizzato, perché ho trasferito anche le diapositive stesse. Molti professori avevano solo le diapositive, le ho scannerizzate con uno scanner per diapositive e ho creato l'immagine digitale di quella diapositiva che magari era stata scattata negli anni 70 dal professore stesso. Quindi erano anche pezzi molto importanti, interessanti, pezzi unici. Ho creato tutto questo archivio, l'ho messo online e l'anno successivo, naturalmente tutto questo era gratuito, consultabile in maniera totalmente gratuita da chiunque avesse l'indirizzo, e l'indirizzo veniva dato all'inizio e alla fine di ogni lezione. Io chiedevo al professore: mi dà un minuto per spiegare agli studenti come connettersi. Quindi questo servizio era molto utilizzato da tutti gli studenti. L'anno successivo i nuovi studenti, le matricole che non avevano sperimentato la fatica nell'andare in biblioteca e consultare l'album e non erano entusiasti come coloro che erano passati dalla consultazione in biblioteca su un unico album facendo la fila dietro a quelli che lo stavano consultando prima di te, alla consultazione online, quindi utilizzando anche i computer della biblioteca, o chi aveva il computer a casa poteva farlo col computer a casa, insomma era molto molto più comodo, le matricole hanno cominciato a lamentarsi. E qui è nato il mio primo business digitale vero e proprio, perché ho cominciato a trasferire tutto l'archivio delle immagini all'interno di un CD-ROM e a dare questo CD-ROM al centro copie. Il centro copie, quando gliel'ho dato, il mio pensiero era di fare una cosa totalmente gratuita, nel senso pagando solamente il costo del CD-ROM. Quando il centro copie ha ricevuto la copia ha detto: io per venderla devo prendere qualcosa, quindi direi che il prezzo giusto di questa cosa è 10 euro. Tutti i ragazzi dei corsi che dovevano frequentare avevano bisogno di quel CD-ROM, tutti coloro che non potevano consultarlo online, ma al tempo stesso rimaneva una cosa abbastanza fair, abbastanza accessibile a tutti, perché la versione online era consultabile da tutti gratuitamente, mentre la versione in CD-ROM a pagamento era solo per coloro che non avevano la connessione ad internet, che comunque risolvevano un grosso problema e risparmiavano parecchio tempo. Perché ti ho raccontato questa storia? Beh, perché fondamentalmente quell'esperienza mi ha insegnato che il vero business è risolvere i problemi delle persone. Io avevo un problema, il mio problema era poter avere accesso a dei contenuti, a delle immagini, a delle opere d'arte quando volevo, quando ne avevo bisogno per studiare. Ho trovato un modo semplice di risolvere quel problema e il fatto che questo modo fosse digitale mi ha consentito la riproducibilità della mia soluzione per X persone attraverso un sito web. Il pubblico, però, il target di riferimento di questo servizio è evoluto nel tempo o ha manifestato altre esigenze, e ascoltare queste esigenze mi ha consentito di modificare il servizio per adattarlo a queste altre esigenze, quindi risolvere un altro problema. Il primo problema era un problema di una persona che aveva un computer e una connessione internet ed era risolto mettendo online tutto il materiale. Il secondo problema era di un ragazzo fuori sede che aveva il computer ma non aveva la connessione a internet, e l'abbiamo risolto facendo un CD-ROM. Ognuna di queste due strade, anzi la risoluzione di questo secondo problema, ha portato alla creazione di un business nato su una base di condivisione gratuita, ha portato alla monetizzazione di questo primo servizio. Quindi il grosso investimento fatto in un'ottica di condivisione, di creazione di valore condiviso, ha creato il terreno fertile per la risoluzione di un problema ulteriore e per la trasformazione, la monetizzazione di questo servizio, e quindi la trasformazione del servizio in un servizio a pagamento. Il vero business è chiedersi: quali sono i problemi del mio target di riferimento? Quali sono i problemi dei miei clienti? Magari sono già clienti, come è successo a me, magari erano persone che già lo consultavano online, ma al tempo, essendo le connessioni internet molto lente e essendo necessario per noi avere le immagini a buona definizione per poterne vedere i particolari, era più comodo anche per chi si connetteva a internet acquistare il CD-ROM. L'ascolto delle necessità dei clienti ti permette di sviluppare nuovi servizi, e attraverso
attraverso il mondo digitale, attraverso le tecnologie digitali, puoi, uno, ascoltare quello di cui le persone hanno bisogno, individuare i problemi. Due, puoi risolvere facilmente molti problemi, perché puoi replicare le soluzioni semplici, piccole, trovate in un contesto determinato e circoscritto, le puoi duplicare all'infinito. Tre, puoi monetizzare, puoi trasformare questi servizi monetizzandoli, trasformandoli in un business efficace, continuando ad ascoltare le esigenze delle persone. Attraverso il digitale puoi far sì che il tuo contatto con l'acquirente, con il cliente, non sia solo al momento della transazione, ma continui nel tempo. Il cliente abbia possibilità di darti feedback, puoi studiare le sue abitudini sull'uso del servizio, del prodotto che vendi, e poi trasformarlo per risolvere altri problemi e trovare nuove opportunità per creare nuovi business. Ti metto qui in descrizione i link ai video precedenti di questa storia, della mia storia personale, e anche qualche link per approfondire il discorso sull'ascolto, sulla risoluzione dei problemi. Non dimenticare di mettere mi piace al video se è stato di qualche interesse, di qualche utilità per te, e anche di iscriverti al canale, di mettere mi piace per non perderti le puntate successive. Se vuoi ascoltare le puntate precedenti della mia storia o non ti vuoi perdere quelle successive per trovare consigli utili alla tua attività, al tuo business nel mondo digitale, l'unica cosa che devi fare è andare su umediaweb.com/newsletter, iscriverti alla nostra newsletter e ricevere direttamente via email tutte le puntate della mia storia insieme a consigli, idee, novità che ti possono aiutare a fare business nel mondo digitale. Io ringrazio Sara Veltri, coautrice del programma, il fonico Costanza Mineo e gli autori delle musiche Kevin MacLeod ed Emanuele Frau. Per oggi è tutto, buon business e ci vediamo online!